Madame e messeri, fanciulle e fanciulli, io sono Monna Elisabetta, rispettabil fantesca di questo splendido palagio, gioiello della nobil casata dei Bandinelli. Benvenuti, benvenuti in questa grande dimora, ad ammirare le bellezze che vi sono custodite. Qui c'è tutta l'eredità del popolo di Sciano, che dalla fine del 1300 mostra e conserva a coloro che vogliano di qui passare un grande consiglio. La sala di Aristotele, così è chiamata oggi, perché qui domina il grande maestro e i suoi insegnamenti. Egli è circondato dalle quattro virtù per ricordare a tutti di agire sempre con giustizia, temperanza, prudenza e fortezza. Il grande re Salomone e Nabucodonosor si ergono al loro fianco, eroi di un tempo passato che non deve essere dimenticato. E di fronte occhieggia loro, appeso su un albero, un giovane, intento a riempire di frutti il suo cesto, senza guardar più in là del suo naso, preso com'è dalle effimeratezze della vita. Ma ai piedi dell'albero ci sono degli animali ed esseri fantastici, che rodono le radici. La sua caduta sarà inevitabile. Il ragazzo è l'uomo. L'albero rappresenta la vita. Quindi attenti tutti voi a come vivete e vi comportate. Non siete convinti? Tutto attorno ci sono scene delle morti più cruente dei più perfidi tiranni della storia. Quello che accadrà anche a voi se non seguirete i consigli del sommo Aristotele. E che dire della splendida sala delle stagioni? Vi passo sempre a lume di candela, con le stagioni che mi guardano dall'alto, immerse in un bagliore di oro e azzurro. Ma su via, servi e garzoni, fatevi svelti. Tutto deve essere pronto per i nostri ospiti. Non sia mai che io, Monna Elisabetta, faccia brutta figura. L'ospitalità qui a palazzo è sacra. E che emozione sarà mostrare a tutti gli illustrissimi ospiti i nostri affreschi appena ritrovati. E che onore al popolo di Sciano che li ha recuperati e adesso si accinge a mostrarli al mondo intero. Su via, siamo lesti! Tutto ha da essere allestito, imbellettato, perché questa è sì la casa dei Bandinelli, ma è anche la casa di tutti voi.